Allora, partiamo dal primo classificato. Lollo, raccontaci un po' la tua gara. Purtroppo ho sbagliato il giro di qualifica, ho sbagliato sia il primo che il terzo tentativo e quindi non sono riuscito ad abbassare quel poco del tempo, sono dovuto partire terzo. Poi in partenza c'è stato un problema con Kinga che non so cosa sia successo, ma io l'ho visto praticamente piantato in partenza, ho dovuto sterzare a sinistra per non prenderlo e mi Sì. sono toccato con Ciccio, mi sembra. Però ho controllato durante la gara, credo di non avergli rotto niente, però io purtroppo non potevo fare altro, non me l'aspettavo e è rimasto piantato. Certo. E poi va bene, siamo ritrovati UF, gli ho dato un po' di margine dopo la safety car per vedere, per gestire un po' le temperature delle gomme, gli avevo un paio di Certo. secondi, però vedevo che nonostante io gestivo gli tornavo sotto e alla fine ho detto vabbè, gli metto un po' di pressione, mi faccio vedere un po' senza rischiare e vediamo se sbaglia. E ci ho provato e non ha funzionato. Allora, insieme al mio amico Stefano, che mi ha aiutato un po' oggi durante la gara, abbiamo deciso di provare un undercut. E sono uscito dai box con le gomme fredde. Ho sbagliato un paio di curve nel primo settore, poi nel secondo settore ho dato tutto e ho fatto un fucsia. E sono riuscito a rientrare lì davanti. Poi credo che lui abbia sbagliato in uscita dei box, non so cosa abbia fatto. Sì, l'abbiamo Verupero visto. per passare, Verupero. E poi con le super ho gestito, il mio passo gara era più veloce, però ho preferito tenere le gomme sempre sotto i 100 gradi. Si è fatto sotto giù, ma sapevo che aveva comunque 3 secondi di penalità. Certo. Quindi ho gestito l'ERS, l'ho avuto fino a quando non è arrivato giù, l'ho tenuto al 100% l'ERS e la benzina ho finito con più 4 giri. Quindi gara di gestione, ma massacrante psicologicamente. Eh sì, Monaco è... Ti aspetta, eri uno dei favoriti. All'inizio con Luca Sì. parlavamo di chi poteva vincere questa gara. Eri uno dei favoriti e sei arrivato primo. Sì. Bravo, complimenti. Grazie, E Ti ultime ho soprannominato cose... macchina da guerra. Andavi liscio come l'olio, liscio come l'olio, pulitissimo. Ultime due cose tecniche, ci puoi dire il carico, le gomme come ti sono arrivate, se hai fatto un po' di... Carico avevo all'anteriore 9 e alla posteriore 11. E le gomme, le ultra mi sembra sul 30%, ma anche aiutati dalla safety car. Invece le super su 40-42%. Però ripeto, le ho tenute sempre sotto i 100 gradi, sia le ultra che le super. Sì, Quindi si sono consumate anche di meno. certo. Bene, passiamo al secondo classificato. Joe, una bella Ciao gara. ragazzi. Insomma, Sfortunato, sì. raccontaci Sfortunato. un po' tutto, dai, dalle Ma qualifiche alla niente. gara. Niente, l'U3 ho avuto, diciamo, due giri non abbastanza puliti, ho trovato un po' di traffico davanti, quindi cioè non sono riuscito a fare il giro pulito, quindi sono classificato sesto o settimo, adesso non ricordo esattamente. Comunque, poi sapevo che sarebbe stata una gara difficilissima, perché qui a Monaco è praticamente impossibile sorpassare. Ho fatto una buona partenza e risultavo, diciamo, alla prima curva all'esterno. Ho cercato di non aver contatti, poi ho visto lì che c'è stato qualche contatto con Kinka e Ciccio, però sono stato dietro, non ho voluto rischiare. Dopodiché ho portato le gomme sino al 14° giro, anche se diciamo, la mia strategia era quella di fermarmi un pelino prima, però ho visto che tra Lollo ed Effe c'era, diciamo, una sorta di bagarre. Perdevano un po' di tempo, quindi ho detto andiamo ancora un altro po' in fondo. Ho visto che F si è fermato, quindi ho deciso di fermarmi subito io per rispondergli.
vedere se riuscivo a starli davanti, e sono riuscito a starli davanti. Poi dopodiché abbiamo fatto una gara, fra virgolette, un finale di gara insieme con Lollo. Aveva un'ottima trazione in uscita di curva, mentre io mi avvicinavo molto sulle curve veloci e sulle curve lente, mentre lui proprio aveva diciamo, un'accelerazione, aveva una trazione che era un qualcosa di incredibile, infatti non riuscivo mai ad avvicinarmi tanto da provare a creargli qualche pensiero. Però Certo. sono contento così perché poi quando ho provato il sorpasso, sapevo che avevo 3 secondi di penalità perché sono arrivato lungo 3 volte alla curva, diciamo subito dopo il tunnel. Mi sono beccato 3 secondi di penalità, quindi ho detto evito di rischiare prima di buttare via una gara. E mi sono Certo. accontentato di un secondo posto. Hai fatto bene. Come dice il detto, chi si accontenta gode. Dice, Esatto, dico esatto. bene. Poteva godere di più, però va bene, va bene così. Va bene. Passiamo al terzo con la McLaren, Ingeborg. Ciao a tutti. Raccontaci un po' anche te come ti sei, come hai Come era vissuto questa prevedibile, gara. la gara era una gara molto complicata per Sì. ovvi motivi. Ho cercato di fare la Q1 e la Q2, cercare di entrare nei primi 10 senza rischiare più di tanto, e dopo tentare la Q3, cercare di partire più avanti possibile. Ho fatto un buon primo tentativo, dopo c'avevo un treno di gomme nuove, però purtroppo quando stavo migliorando anche leggermente sono andato a toccare un po' i guard drive e ho tentato lo stesso di fare il tempo, però non sono Certo. riuscito. E dopo in gara ho avuto un contatto alla partenza, non so con chi. E ho danneggiato subito l'aria, però visto che il danno era leggero, ho deciso di non cambiare l'aria perché altrimenti potevo rimanere bloccato nel traffico. Ho rischiato di andare fino alla fine, gli altri ne avevano di più e era provare a rischiare, non me la sono sentita. Tanto Certo. avevano un passo più veloce, mi sono accontentato, ho Hai fatto cercato di non bene. fare errori. Hai fatto bene. Quindi alla fine ti ha pagato questo rischio che ti sei preso, diciamo. Sì, ho Con visto le che gomme consumate alla fine tremavi un po', avevi paura. no, ho gestito abbastanza bene le gomme. Ho visto che anche l'Ultrasoft, forse un paio di giri in più li potevo anche fare. E dopo mi sono messo quella rossa in gestione, pare che avevo il 47-48% di usura con la rossa, però Certo. si gestiva bene. Bene, gran bella gara anche alla tua. Gran bella gara, ragazzi. Tutti Grazie. e tre. Grazie. Mio compagno di scuderia, devi aggiungere qualcosa? No, no, per me va bene così. Ok. Va bene così, a questo punto faccio ancora le congratulazioni al vincitore. Gara impeccabile, perfetta, pulita, senza penalità. Che vuoi di più? Senza avvisi. Senza avvisi. E a questo punto io chiudo la live, ragazzi.